Signore e signori, buonasera, eccoci a una nuova puntata di Giallo Pistoia TVL. Siamo ormai sulla metà del mese di giugno, i nostri appuntamenti cominciano un po' a calare in intensità, che come sempre a fine giugno chiuderemo l'annata, per noi non abbiamo annata solare, per noi nostra, non si segue le scuole, il campionato di calcio, uno si va da settembre a giugno ormai. E 15-16 anni si va avanti così, quindi oggi è il terz'ultimo appuntamento, avremo ancora due appuntamenti importanti, poi come sempre durante i mesi estivi ci vedrete magari col cappotto o se no che vengono in piazza e quindi daremo seguito poi a una serie di, rivedremo un po' di appuntamenti, quindi un po' più significativi. E oggi abbiamo il piacere, dunque in studio siamo io, sempre Felici e Maurizio Cori, abbiamo noi un ritorno gradito perché era qualche tempo, sì, ci siamo incrociati ultimamente per un'altra serie di contatti eccetera, ma riabbiamo con noi Giulio Leoni. Giulio Leoni è ormai è un abitué di Giallo Pistoia, di TVL, dei nostri festival e tutto. E io credo che è interessante anche, cominciamo a mettere dei punti anche su queste annate, cioè su quello che è un po' il giallo storico. Il giallo storico non va inteso solamente il giallo risalente a personaggi del Medioevo o del Rinascimento o cose, ma anche personaggi molto vicini a noi. Ma con Giulio sfondiamo un po' una porta aperta, perché tutto sommato nella sua lunga carriera di scrittore ha scritto di tante cose, però forse quelli, diciamo, che hanno dato un po' un tono a tutta l'attività in tutti questi anni, e salvo poi mi ha smentito, poi ce lo dirà dopo, mi ha smentito perché dice no, ma io sto scrivendo un libro di tutt'altra specie, di tutt'altra cosa, però io ormai ero partito con Dante Alighieri e con la Prima Guerra Mondiale, con personaggi come D'Annunzio e altri, a cui lui ha dedicato molti dei suoi romanzi, che ancora sono quelli del resto in attività. Infatti noi oggi parleremo di E39 con la morte, che è una vicenda ambientata in un periodo abbastanza, no, oscuro, no, perché è un periodo, però di farlo poi non è che si parla molto, cioè quando la reggenza del Carnaro che l'Italia ha fatto con Gabriele D'Annunzio, quindi legata alla città di Fiume e a tutto quello che ne viene fuori. Quindi innanzitutto io credo ci voglia anche un grosso amore, una grossa conoscenza per quella che è la storia, e poi il piacere di scrivere, anche di fare conoscere anche la gente, cioè, perché Gabriele D'Annunzio ne parlano in tanti, ne parliamo tutti, se non altro. Però avere un Gabriele D'Annunzio in carne ed ossa, magari implicato anche in vicende non solo guerresche o amatorie o poetiche, perché Gabriele D'Annunzio bisognerebbe parlare fino a domani, però ecco, al centro anche di una trama cosiddetta gialla o noir. Maurizio, e poi diamo la parola, sì, fagli la domanda. Io sono curioso, insomma, di sentire Giulio, perché come sempre c'è, in questi casi c'è un bel lavoro dietro, e ti chiedo Giulio, è facile però, forse più di altri periodi storici, trovare documentazioni per mettere la base e poi consentire all'autore di sviluppare la parte romanzesca. Sono anni in cui di documenti ce n'è tanti, quelli del 1920. Io non li vedo, ma no, immagino. No, te ci vedrai solamente dopo, quando la trasmissione andrà in onda. Vedo. Vabbè, allora, immagino che sia per lì, insomma. No? Quindi, sì, sì. Diciamo, vieni. Certo, però con una cautela, perché è vero che per quanto riguarda, sostanzialmente dall'invenzione del cinema in avanti, no? Quindi dalla fine dell'Ottocento, no? Poi verso i tempi, la documentazione anche così, no? Iconica, no? Aumenta enormemente, a differenza, diciamo, di periodi storici più remoti,
noi sappiamo bene, no, come fossero anche fisicamente i personaggi di cui magari parliamo. Da un certo momento in poi addirittura ne abbiamo anche le voci, no, registrate e così via. E questo sicuramente è un vantaggio, no, per la, per chi poi deve ricostruire in qualche maniera, no, il momento di ambientazione di un racconto. Però è anche vero che a volte esiste quello che si chiama, no, infodumping, no, cioè a volte, no, la massa enorme di documentazione che esiste su un determinato punto della storia o un determinato personaggio, a volte paradossalmente finisce quasi per soffocarlo, no? E per in qualche maniera, come dire, nasconderlo dentro, no, l'immensità della documentazione. Il caso di cui mi sono occupato io è 31 con la morte, Giuseppe li ha aumentati a 39, erano solo 31. 31. E 31 con la morte, e che è il titolo del romanzo che è ripreso da un verso, no, della canzone del Carnaro di D'Annunzio. È proprio un esempio quasi di scuola, verrebbe da dire, no? Che poi è il motore che mi ha spinto a scrivere questo romanzo, no? Cioè poi una sorta, come dire, di tentativo in qualche maniera, no? Di tirar fuori, ecco, da questo lago, no, di informazioni, però un senso, che prima non c'era. Perché quello che mi ha sempre colpito nei riguardi della figura di D'Annunzio è anzitutto così una sorta di generico ostracismo, no? Da cui il poeta è stato colpito nel secondo dopoguerra, ma in avanti, perché lo si è ritenuto a torto o a ragione, in parte a torto, in parte a ragione, no? Legato, diciamo, al momento fascista, e quindi rimosso, no? Come sostanzialmente fu rimosso quasi tutto, no? Nell'immediato della Seconda Guerra Mondiale. Ma poi soprattutto perché proprio qui sotto il fiume dell'occupazione della città e poi della sua tenuta per un anno e mezzo, quasi due anni, e poi la trasformazione, no, di questa occupazione in una sorta di vero e proprio strano principato, no, perché quella, la regenza del Carnaro, no, poi acquista le caratteristiche molto interessanti, secondo me, no, una stranissima fusione tra una signoria rinascimentale e uno Stato invece molto moderno, perché se andiamo a vedere la Costituzione, no, della regenza del Carnaro, che fu promulgata poco prima, no, della fine poi dell'esperienza di Annunzio, quando poi Annunzio fu costretto ad abbandonare la città, no, e a lasciarla dopo averla occupata. Ebbene, è una Costituzione estremamente moderna, soprattutto per l'epoca, no, in cui fu varata, era anticipatrice di tutta una serie di valori che noi oggi troviamo ovvi, come l'equiparazione tra uomo e donna, no, l'individuo al divorzio, c'è tutta una serie di libertà civili, no, riconosciute, eccetera, che all'epoca non esistevano nemmeno nelle democrazie più avanzate. Ecco, il tutto calato poi invece in una forma, ripeto, di vera e propria quasi signoria rinascimentale. Perché quello che a me è sempre colpito, no, è appunto la straordinarietà di questa impresa. Perché, ci torniamo un attimo con la mente, che cosa succede? Siamo nel 19, no? Nel 19, quindi finita la prima guerra mondiale, si sta discutendo, no, a Versailles del futuro assetto dell'Europa, no? Quello che poi sarà, no? Quello che poi scaturirà per il resto degli anni 20 e 30, e improvvisamente è come se si aprisse uno squarcio sul passato, cioè un comandante di Ventura, fondamentalmente, perché questo è D'Annunzio, che cosa fa? No, si mette a capo una schiera di volontari, varca il confine, entra in questa città, che all'epoca era presidiata dalle forze armate dei vincitori, c'erano tutti americani, c'erano tutti francesi, c'erano tutti italiani, si impadronisce la città, no? Fonda un suo regno personale, strano, un misto di poesia, no? Erotismo, carnevale, no? Socialismo, un pazzo di tutto. E, come dire, si mette contro il mondo, si schiera contro il mondo, perché in effetti, no, è come se dichiarasse guerra alle potenze vincitrici della guerra. Potenze vincitrici che non sanno che fare. Non sanno che fare, tant'è vero che poi una dopolata si ritirano, no? E lasciano il campo appunto alle truppe volontarie di D'Annunzio, che sono una sorta di, come dire, di stranissimo così corpo tra erotico militare, no? Perché poi a fine succede di tutto in quel periodo. Diventa una sorta di centro internazionale delle arti,
no? Ci va Toscanini, ci vanno poeti, ci vanno pittori. Cioè, si crea ecco, una specie di corte, appunto, rinascimentale intorno ad Annunzio, e che tira avanti per questi due anni. Contro tutto quello, contro la logica, no, del tempo, contro tutto quello che si potrebbe aspettare. Allora, questi bisogni, io ho sempre creduto straordinario. E sono sempre stato così colpito dal fatto che invece non se ne è parlato. Insomma, gli americani, intanto vuoi fare un paragone, no? Pensate a quello che hanno fatto gli americani con l'episodio, un nuovo episodio della storia, quello di Alamo, no? Giusto. Fatto interessante, ma terreno poi, no? Se andiamo a guardare, non c'è niente di particolare, no? Sì, una battaglia in cui c'è una sconfitta militare che non c'è niente. E su Adam è stata così, un'epopea, no? Film, serie televisive, romanzi, cioè di tutto. Sull'impresa di Piume, che è veramente straordinaria, no? Di Annunzio, praticamente per 50, 60, fino all'epoca recente, se ne è parlato pochissimo, addirittura nei libri di storia. Allora, perché a me come insegnante è sempre colpito molto, o non se ne parlava proprio, oppure veniva dedicata a così, un paio di righe, il trafiletto, messo lì come una stravaganza, no? Che vabbè, una cosa strana che era successa, che non aveva avuto nessun seguito. E la cosa ancora più incredibile è questa, che nemmeno durante il fascismo fu dato nessun peso a questa vicenda, no? Non c'è un film, non c'è niente, come se non esistesse. Durante il fascismo naturalmente si spiega perché l'Annunzio e Mussolini non si vedevano, si trovavano molto simpatici, no? Reciprocamente, questo lo sappiamo, è una storia certificata, e quindi diciamo che il regime, no, non aveva nessun interesse a risaltare un'impresa di quello che era in fondo il rivale diretto, no? Però, come dire, è comunque strano, perché è comunque un'impresa che in qualche maniera, no, aveva molto, no, di anticipatore di quello che poi sarà la marcia su Roma. Lo stesso fascismo riprenderà molto, no, anche dall'iconografia iconografia, no, del movimento d'Annunziano, i saluti, il saluto romano, no, tutti i motti, no, tutte queste cose. Il che poi, appunto, farà sì che verrà considerato, no, D'Annunzio una specie di padre spirituale del fascismo, non essendo assolutamente, che semmai D'Annunzio era più un anarchico libertario, diremmo oggi, più che non assolutamente molto evidente nei confronti poi del fascismo storico, no, di come poi si era costituito il regime, che non dava il senso del suo modo di pensare. Però ecco, nonostante questo, durante il fascismo non se ne parla proprio, nemmeno un filmetto di quelli di propaganda. Dopo l'oscurantismo puro per 50 anni, poi adesso naturalmente con un ritorno di attenzione, no, alla figura di D'Annunzio, grazie soprattutto a Giordano Bruno Guerri, questo bisogna riconoscere, che da quando è diventato, no, il direttore editoriale è proprio, come dire, riuscito a rilanciare in qualche forma, no? E soprattutto, come dire, a giustificarla, no? A ripresentarla nella sua veste storica reale, no? Quindi non quella specie di macchietta in cui era stato trasformato. Diciamo che Giulio rientra anche forse in un atteggiamento di storici che hanno ripreso in mano in maniera molto diversa rispetto a tanti testi scolastici, dove purtroppo certe parti della nostra storia sono state veramente, come ha detto giustamente te, trattate in poche righe, insomma, ecco, veramente. In maniera peggiativa, no? Beh, è chiaro, perché è ovvio che nell'immediato, no, della fine della Seconda Guerra Mondiale c'era il problema di cancellare, no? Tutto quello che in qualche maniera poteva essere ricondotto. Pensate, ecco, un'altra cosa, un altro settore che a me interessa molto, e qui cerco sempre di calare in questo tipo di racconti, e è presente molto nel 1931 con la morte, è il futurismo, no? Il futurismo italiano. Infatti, su questo, ecco, è una delle, Giulio, è una delle domande che ti volevo fare, però purtroppo sta per scadere il tempo della nostra prima parte, quindi dobbiamo un attimo restituire la parola alla regia per la pubblicità. Ecco, dopo vorrei affrontare proprio un attimo questo discorso sul futurismo, perché vedo che
anche qui, indipendentemente dal fatto che sia una tua passione, però lo affronti in maniera attraverso alcuni dei protagonisti. Allora restituiamo la parola alla regia e a tra poco. Allora, se io ritorno la parola a Maurizio Gori, ricordiamo che abbiamo con noi Giulio Leoni, al quale Maurizio è debitore, sì, di una... o creditore, no, è debitore di una domanda per ora. Una domanda. Ecco, infatti in alcuni passi del tuo romanzo viene data una disamina molto interessante di un fenomeno importante per l'epoca di quelli, e cioè proprio quello del futurismo, con tutto quello che ha comportato di artisti, personaggi e di linea di pensiero, insomma, ecco. Assolutamente. Vedi, il futurismo italiano è stato uno dei, forse sarei portato a dire, il più importante movimento d'avanguardia del Novecento, no? Allora, magari non esageriamo, c'è anche il comunismo, eccetera, però sicuramente è stato uno tra i più importanti movimenti d'avanguardia. È straordinario, straordinario perché? Perché a differenza degli altri movimenti di avanguardia, di carattere figurativo, no? Pensate al comunismo, all'italiano, eccetera, fino al surrealismo, eccetera, il futurismo è l'unico movimento totalizzante, nel senso che si ripromette quello che era appunto nei programmi dei futuristi stessi, no? La ricostruzione futurista dell'universo, cioè non c'è una sola gamma, una sola branca, no? Dell'essere umano che non viene in qualche maniera affrontata dal futurista. Il futurismo è in qualche maniera, no? Si cerca di disegnarla secondo le linee creative del mondo. Dalla cucina, poi con Giuseppe ne sappiamo qualcosa perché una volta ti ricordi abbiamo tentato, no? Un esempio di cena futurista, proprio a Pistoia, no? con i vostri amici. E nella moda, addirittura, moda futurista, no? Nell'eros, nella moda futurista. La società futurista, la politica futurista non è variata. Negli anni, diciamo, 1920, no? Nacque addirittura un partito futurista. Ma nell'architettura, no? Pensate a Sant'Elia, pensate a, nella pittura, non serve dirlo, insomma, quello del cuore stesso, ma nella poesia, no? Esiste una poesia futurista, esiste una narrativa futurista, cioè praticamente il futurismo tenta in qualche maniera di ridisegnare completamente quella che è la vita dell'individuo, no? Come dire, una prospettiva straordinaria, no? Per gli artisti. Tra l'altro sono riusciti anche a lasciare dei segni importanti, soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, no? Detto anche in Russia, negli altri paesi europei, perché la cultura futurista, no? In qualche maniera ha influenzato poi, no? La cultura del primo Novecento, e noi stessi qui a Roma abbiamo molti esempi, no? Che sono in qualche maniera presenti, non solo di quella nozione di tempo. Ecco, il futurismo poi, per gli stessi motivi, in fondo, di D'Annunzio, è stato quel progetto, così, di una sorta di iconoclastia, no? Proprio radicale, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che va praticamente espulso dai musei, no? Pensate soltanto che nel primo dopoguerra si potevano comprare delle tele degli artisti futuristi a museo, perché, essendo citati allora, avendo avuto allora qualche soldo, no? Adesso avremo delle fortune in casa, no? E c'è chi naturalmente con intelligenza se ne è a capacità di accavallare. Ecco, il futurismo appunto era un altro dei grandi non detti che invece anche piaceva in qualche maniera di chiamare. E ho cercato di farlo naturalmente. Giulio, ecco, scusa se ti trovo, però noi abbiamo inquadrato il periodo, ecco, ma c'è una storia che è anche un giallo. Sì. Due battute senza rivelare l'assassino, ovviamente. E poi diciamo anche qualche cosa. E poi, ecco, casomai... più che altro c'è un altro fattore importante, vero Giuseppe, che è quello di un ospedale psichiatrico, quindi un contesto che aiuta molto il thriller. Ecco, ma, Giuseppe, su questo vuole chiedere. No, volevo chiederti, Giulio, un po' passiamo anche a una lettura, anche per dare un'idea un po' di come è scritto il libro. E oggi si parla tanto della letteratura gialla, noir. Un paio di mesi fa addirittura, su una dichiarazione
di Machiavelli e poi un po' il decano di tutti quelli che ci interessiamo di Gialli, hanno creato un caso, insomma, poteva anche non essere creato su quella che è l'ambizione. Però ecco, questo tipo di letteratura di giallo, chiamiamolo per comodità giallo, giallo noir, come ci sembra, tanto è tutto un è un voler dare etichette. E quello che stai perseguendo te del resto da anni e anni e anni, e non tanti altri poi. E come mai in un approccio più moderno, cioè le grosse case editrici in tutto questo sono limitate a rastrellare un certo numero di autori, imponendo forse anche oltre misura il seriale, che il seriale può essere bello, però non è che la letteratura vive solo di seriale, perché questi giorni uno dei tanti anniversari era quello di McBain, ma McBain, o Lombino come era il vero nome, lui ha tenuto 5-6 serie insieme e tutto interessante, ora con un personaggio. Ecco, perché non c'è più un lavoro di ricerca e tanti scrittori che si lamentano? Perché te, per aver scritto di Dante Alighieri, per aver scritto di D'Annunzio, di Marinetti, di tutti i seguimenti, vabbè, diciamo che te forse ti ha facilitato anche il fatto, facendo l'insegnante, avendo una predizione per queste cose, hai avuto anche le... Ora io ti do tutte le cose... No, non negative, di trovare prima la Bob Morche, che è stata una fucina per tanti scrittori, e poi fortunatamente molti di questi hanno avuto, ora questo libro stanno uscendo con la Tea, tutta una serie di nuovi libri o delle posizioni, come del resto noi tra i nostri ospiti abituali c'è Leonardo Gori, che praticamente sta facendo anche lui questo cammino, un po' novità e un po'... Ecco, ma perché al giorno d'oggi nessuno vuole più rischiare, dando voce a personaggi veri, reali, e fanno paura, non c'è la voglia di approfondirli, perché? Certo, allora... Io, come sapete, ho esordito proprio nella casa madre, no? Sul giallo Mondadori, no? Quindi, sì. Quindi diciamo che ho cominciato un po', come dire, dalle scuole elementari, no? dove è logico, no? In qualche maniera. Per quanto riguarda la tua domanda, certo, il personaggio seriale, come dire, è rischioso, no? Perché per certi aspetti è un vantaggio, no? Perché una volta che si crea una figura così, no? che funziona, da quel momento in poi è più semplice, no? Declinarla ogni volta in una storia diversa. Però è anche rischiosa, perché corre il rischio di generare l'effetto, come diciamo un po', no? di consuetudine. Io infatti grandi, credo che lo hai chiamato anche tu, cioè i grandi scrittori di Gialli hanno anche loro un personaggio, cioè, hanno più personaggi seriali. È difficile, no? che si affezioni a uno solo, che ne so, beh, a parte Simenon, no? con Begay, ma poi per il resto quasi tutti i grandi scrittori hanno sempre, come dire, 3-4 no? personaggi che ricorrono in alternativa, e questo è un modo anche, come dire, per rinfrescare, no? la propria narrazione, perché corre il rischio poi, se no, di sedersi un po', no? se si fonda sempre sulle stesse cose. Perché c'è un po' di renitenza nei confronti, se ho capito bene la domanda, no? Di renitenza nei confronti dei personaggi reali, cioè di portare in scena un personaggio, come dire, realmente esistito rispetto invece a un personaggio di fantasia? Era questa la domanda? Sì. Senti, sì. Così, sì. Ho capito bene? Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, beh, certo, allora il personaggio reale, come dire, è anche questo è più rischioso, perché prima bisogna un minimo conoscerlo bene, no? Perché se no si corre il rischio di essere, come dire, di fare un pupazzo da circo, no? Non basta creare un personaggio e chiamarlo con un nome storico, no? Perché se tu metti in scena Garibaldi, beh, insomma, devi sapere poi chi è Garibaldi, anche come si muoveva fisicamente, no? Bisogna ricostruirla, no? La figura, e questo non è facile. Infatti, spesso e volentieri, questo specialmente mi è capitato di notarlo, no? Nella narrativa specie anglosassone, perché lì è molto diffuso l'uso di utilizzare personaggi storici della loro storia, no? da Washington, cioè, per far svolgere loro addirittura
l'ultima che ho visto recentemente era un Lincoln cacciatore di vampiri, no? Non so se lo sapete, non è stato tratto anche un film, no? Per cui ci sono. Si corre il rischio, dire, se non c'è una conoscenza minimo approfondita del personaggio realmente esistito, ecco, di mettere in scena una figura ridicola, no? che ha solo il nome in comune con il personaggio reale. Quindi è più faticoso. D'altro canto, certo, se poi ci si riesce, allora la soddisfazione, come dire, è forse maggiore, no? Perché appunto è un tour de force che se si supera, se si vince, dà una soddisfazione sia a chi scrive che a chi legge, no? Che ritrova in quello che legge, come dire, una realtà aumentata, perché poi lo scopo è questo, no? Quello di utilizzare il personaggio storico veramente esistito serve a questo, cioè a presentare il personaggio, che magari conoscono tutti, che nel mio caso Dante, no? Sono tutti chi è, però non tutti sanno alcuni aspetti di Dante, che quindi sono quelli che racconto io, ed è lì che io ci gioco, no? Come dire, la mia originalità, per virgolette, le nostre formule. È chiaro, è un lavoro diverso. Se inventi un monaco, no? Se inventi un sacerdote romano, lì non hai problemi, l'hai inventato tu, no? E quindi nessuno ti contesterà mai che la cosa non funziona o che il sacerdote non era così o che l'abate non era così. Allora, io a questo punto inviterei Maurizio una lettura. Sì, ci troviamo a Villa Meridiana, che è questa clinica psichiatrica. Scusa, ti interrompo un attimo, aspetta, ti dico due parole sulla psichiatria, no? Lo psicologo. Sì. Villa Meridiana, 19 dicembre, ore 17. I mezzi con gli invitati avevano lasciato Fiume subito dopo il consueto rapporto ufficiali al Palazzo della Reggenza a mezzogiorno. L'atmosfera della riunione era stata particolarmente tesa. Ormai l'ultimatum del governo italiano stava entrando nella sua fase operativa. La fuga a Fiume di due cacciatorpediniere all'inizio di dicembre aveva colmato la misura, gettando nel panico il comando militare, che temeva altre diserzioni se D'Annunzio fosse rimasto impunito, forte della sua leggenda di invincibilità. Soprattutto Host Venturi non riusciva a capire la necessità di quel convito in un momento tanto delicato, che rischiava di lasciare scoperto il comando dei suoi rappresentanti più autorevoli in caso di un attacco a sorpresa. Le comunicazioni con Villa Meridiana sono incerte, comandante. Una sola linea telefonica, facile a interrompersi. I nostri apparati radiotelegrafici sono imprecisi. La zona montagnosa mal si presta alla propagazione delle onde Marconi. Forse sarebbe meglio annullare tutto e rinviare a un momento più propizio. No, capitano. Ho diretto tutta la mia vita contro le regole della convenienza e del buonsenso. Non avrei violato Bucari, né sfidato in aria l'aquila bicipite fino al suo nido di Vienna, se mi fossi imposto la regola. Il metro e la misura di gesso valgono per i sarti, ma noi siamo scultori del marmo e nella pietra di monte, noi che vogliamo dar nuova forma alla patria. È voce che Ulisse abbia danzato insieme ai suoi compagni là sulla spiaggia di Ilio la notte del cavallo fatale. Egualmente la nostra festa dei matti si terrà come convenuto e nel tempo e nel luogo designato. Entrambi rientrano in un mio disegno che voglio portare a termine, anche se fosse l'ultimo di questa veglia d'armi. Si potrebbe spostare la celebrazione in città? No, capitano. Ho scelto una casa di matti e quella deve essere. E quanto alla distanza, credetemi, ho i miei motivi per allontanare dalla reggenza questi individui, almeno alcuni tra di loro. Sono gli occhi e gli orecchi delle potenze ed è bene che per alcun tempo non sentano e non vedano. Marnitz scriveva rapido gli interventi per il verbale delle riunioni, ma non temete, amici, aggiunse ancora il poeta con un tono da voce improvvisamente rassicurante. L'attacco previsto non è per oggi né immediato. Il generale Caviglia continua a lanciare ultimatum, ma sono certo che non attaccherà, non prima di Natale. E allora sarà tardi se il destino ci arride. Abbiamo quindi tempo per danzare e quindi fate cuore e in marcia. No, poi penseremo alla morte bella. A Marni non sfuggì una mano abbandonata lungo un fianco.
l'indice e il mignolo decisamente protesi in fuori. E questo era un po'... I personaggi. Sì, lì bisogna un attimo solo spiegare che questa villa meridiana, appunto riferimento del poeta, è un manicomio. Certo. Manicomio che sorge, no, su una collina a una certa distanza da fiume, dove lui ha inteso organizzare appunto questo convito che in realtà deve essere una beffa, no? Una beffa proprio nella tradizione, quella quasi come dire toscana, no? Toscana trecentesca, no? della cena delle beffe, con cui deve, come dire, irridere, no, ai rappresentanti della Francia, dell'Inghilterra, che sono veramente ostili, no, alla sua reggenza, e in qualche maniera lui vuole mettere a posto con questa beffa clamorosa che poi appunto si svolgerà, no, all'interno del manicomio, insomma, in Villa Meridiana. Il discorso del manicomio, della casa di matti, eccetera, poi Joseph, no, che è lo psichiatra, che è il proprietario di questa villa per ricchi malati di mente, no? Perché questa è la sua, e si lega poi all'impatto, no? Proprio che aveva in quegli anni tanto la psichiatria nuova quanto la psicologia che stava arrivando, no? In quel momento, e naturalmente arrivava, come dire, anche accompagnata poi da un'aura un po' stregonesca, no? Con forte opposizione. La Chiesa cattolica era contrarissima, per esempio, no? La psicanalisi e la stessa medicina ufficiale, no? Ha spinto molto a prendere in considerazione, no? Sia le nuove, no? scoperte della psicanalisi, ma anche la psichiatria rimodernata rispetto alla psichiatria ottocentesca. Ecco Giulio. Andiamo un attimo in pausa per la seconda parte e quindi rendo la parola alla regia e ci vediamo tra poco per la terza ed ultimo appuntamento. Bene. Sì, come ho già detto, terza e ultima parte del nostro appuntamento con Giulio Leoni e quindi con i suoi personaggi. Quanto è più difficile quando si affronta personaggi di questo calibro? Cioè, è più difficile fare parlare Marinetti o la Marinetti in questo specifico non c'è lui, ma ci sono alcuni suoi, c'è Viva Filippo, un personaggio godibilissimo e molto divertente, e poi c'è chiaramente D'Annunzio, forse un po' meno retorico di quello che ci si può aspettare, però c'è anche questo tenente Marni, che tra l'altro poi diventerà anche un po' protagonista di altre avventure. Ecco, com'è più difficile affrontare? E te, tra l'altro, vuol dire oggi uno dei meriti che si fanno è che si fanno tante gialli ricorrendo alla famosa fiction, che permette di mettere insieme almeno ce la danno a bere così, e noi bisogna dire di sì, personaggi veri e personaggi inventati. Te lo facevi già 10-15 anni fa, per cui sei un precursore, però ecco, ripeto, è più difficile in questo trattare il personaggio reale o il personaggio nuovo che deve inserirsi nella storia vera? Beh, sono difficoltà di carattere diverso, no? Nel caso del personaggio reale, lì, diciamo, la difficoltà è semplicemente quella di entrare, come dire, in una sorta di lunghezza d'onda, no? Con il personaggio. Quindi si tratta di studiare, insomma, di vedere, per esempio, come parlava o come scriveva, no? Quindi quando poi gli si dà voce, cioè ognuno di noi, ma anche e soprattutto, no, intellettuale, come può essere Marinetti, D'Annunzio, tanti, ha un suo modo, no, poi, come dire, di utilizzare la lingua naturale. Ecco, lì si tratta di capire le terminologie, per esempio la terminologia, le parole che quel personaggio usava e quelle che non usava, quindi mai mettere, no, in bocca ad un personaggio, che ti posso dire, del Rinascimento, una parola come depresso, no? È possibile, no? Un nuovo del Medioevo, ecco, che dice sono depresso, no? Al vento sono melanconico, semmai, no? O un umore saturnino, ma certo non hai preparato di depressione, no? Che è un concetto, no, introdotto appunto dalla psicologia moderna. Ecco, sono piccole finizie, naturalmente, che cui bisogna però stare attenti, in maniera tale da, come dire, da evitare, no, quelle ucronie così consolari, no? Poi
notare da tutti. Faccio un esempio, tanto per dirne una, ricordi un romanzo, questo gli americani sono straordinari, no? Perché loro non si occupano di questo. Ricordo diversi anni fa un romanzo di un scrittore americano ambientato nell'antica Roma, no? Allora, in questa antica Roma c'è un detective privato, vabbè, insomma, immaginiamoci, no? Un detective privato nella Roma imperiale, allora, ammettiamo che ci fosse. Allora, questo che cosa fa? A un certo punto succede una cosa, se non mi ricordo, ma insomma lui ha necessità di raggiungere, no, un posto a un certo distanza da Roma, e quindi scende sotto, balza sulla sua biga e via, parte anche Roma. Allora, è chiaro, no, che lo scrittore ha pensato alla motocicletta, no, che lui ha nel garage, e ha immaginato che la biga, no, non ha pensato al fatto che la biga, tanto per cominciare, era un carro cerimoniale che non si utilizzava, no, per andare fuori corso. Secondo, che la biga viene tirata dai cavalli, che la notte i cavalli sono impastoriati e dormono, quindi bisogna svegliarli se stanno dormendo, mettere i finimenti, legarli al carro, convincerli a mettersi in movimento, perché non è sempre facile, no, perché poi il cavallo pure vuole riposare. E dopo aver fatto, diciamo, un'oretta buona di preparazione, allora lui non si può avviare. Ecco, una scrittura attenta deve stare attenta appunto a evitare queste sciocchezze. Nel caso del personaggio invece inventato, lì la difficoltà è di un altro tipo, beh, è un po', come dire, un po' l'originalità. Si tratta di, se ci sono tre o quattro personaggi inventati, beh, devono essere tre personaggi in quattro diversi, no? Devono parlare in maniera diversa, si devono muovere in maniera diversa, devono, come dire, devono comunicare al lettore, no, la sensazione di essere in presenza di 4 personalità diverse. E questo ovviamente non è facile, perché richiede, come dire, è un po' la difficoltà principale, perché se no si corre un rischio, no? Si corre un rischio in cui capita a volte il genio, no? Insomma, le cose che partono con molta cura. Eh beh, di vedere, no, appunto, articolati 3-4 personaggi che però sembrano lo stesso, ma cambia il nome, ma questo mi sembra sempre lo stesso, no? Perché chi scrive si è preoccupato poco, ecco, di conferire una originalità a ogni singolo personaggio. Ecco, sono le due difficoltà, appunto, rispetto al personaggio vero e al personaggio inventato. Ecco, Giulio, qui siamo nel 1920, ma come accennava anche prima Giuseppe, tu hai avuto un altro personaggio, tra virgolette, seriale, forte, che era Dante. Ecco, c'è tra l'altro, ti domando e colgo l'occasione di chiederti anche, che prospettive ci sono eventualmente di avere nuove avventure con questi personaggi? Beh, io ho un grande rispetto di Dante, perché quando, diciamo, il primo romanzo che scrissi, poi nell'immediato, erano così una sorta di omaggio, no? Di lettera d'amore a questo grande personaggio, in cui, come dire, è talmente ricca la sua personalità e sfaccettata, che a quel punto ho detto, beh, senti, gli invento anche l'ultima cosa che non risulta, no? Cioè quella di essersi occupato anche di, come dire, di investigazione criminale. Ho cercato sempre di mantenermi nei limiti della plausibilità, ovviamente, no? Cioè, io sono sempre partito da questo punto di vista, diciamo. Se la Firenze di Dante, questo soprattutto nei primi romanzi, nella Firenze di Dante fosse avvenuto, no, un fatto criminale uno spessore rilevante, Dante, in quel momento era anche il priore di Firenze, sicuramente se ne sarebbe interessato. Certo. No? E se ne sarebbe interessato come? No? Certo, non come Sherlock Holmes, ma come poteva interessarsene un uomo del 300. Quindi in questo momento arriva, sostanzialmente la logica aristotelica, la sua grande capacità di leggere nell'animo umano, no? La sua, come dire, la sua capacità di leggere il male in tutte le sue articolazioni, ma sostanzialmente è una sorta di indagine mentale. E quello che ho cercato di fare. Poi a questo ho aggiunto un elemento minimo che nasce da una mia considerazione di forza e poeta, e cioè che io ho sempre immaginato Dante, sulla base naturalmente di una serie di testimonianze storici, molto più dinamico di quanto non si tende a presentarlo normalmente, no? Cioè, nell'opinione comune Dante è il classico scrittore, cioè intellettuale, no? Come dire, con
col nasone, no? Tutta quella iconografia classica che poi troviamo in tutte le sue rappresentazioni. Da quello che ho studiato io, che ho cercato, invece mi sono fatto l'idea di un uomo profondamente, come dire, profondamente umano e dinamico, no? Dato che c'era un uomo che piaceva molto le donne, no? E questo in un personaggio di romanzo aiuta, no? Aiuta perché crea anche uno sfondo più umano, no? Più vicino a noi. E poi era un uomo appassionatissimo di politica, appassionatissimo della vita civile, irascibile, no? Quindi con una serie di tratti umani che si prestavano magnificamente, secondo me, ad essere sviluppati in una narrazione, senza stravolgerlo. Ma infatti lui è conosciuto per essere stato anche un militare. È un soldato di prima fila, insomma, tra l'altro recentemente sono nella Cavalleria Fiorentina, si comportò, poi c'è una lettera, diciamo, della maturità in cui lui rievocando, no, la certo. battaglia, dice, dai, io mi demenza molta, no, perché poi era un essere umano, no? Quindi ebbe anche, come dire, il momento di paura, della paura, esatto. Sì, proprio la paura, no, vissuta da, in un lato molto umano, ecco, Claudio. No, non ne arricchisce dal punto di vista umano, perché non era mica un personaggio freddo, no? È un essere umano con tutte le sue debolezze, che lui stesso si riconosce. Ma la cosa interessante è questa, che lui a Campaldino stava nei Feditores, cioè Feditores era la prima schiena, no? A cavallo, che aveva lo scopo, era poi Marines dell'epoca, no? Cioè certo. Quella che aveva lo scopo di affrontare per prima la linea nemica, la linea d'Aretina, degli Aretini, e cercare di sfondarla, no? con un attacco di cavalleria. Cosa non facile, perché gli Aretini c'erano quelle belle lance, no? Che esistono per le 4 metri, che si vedono anche nei film, no? di battaglie medievali, e andarci contro, insomma, un cavallo non era una cosa veramente da tutti, no? Tutt'altro. E quel Dante, con tutta la sua paura, però lo fa, tanto è vero che poi la battaglia fu vinta, no, dai fiorentini, di aver fatto, insomma, solo io. Ecco, Claudio, la curiosità di sapere se ci saranno in futuro nuove avventure per Dante o per qualcuno. Io lo dicevo prima a Giuseppe, in genere io cerco sempre un po' di centellinare, no? Perché non mi piace quella prassi di spremere, no? il limone di successo fino all'esasperazione. Non ritengo nemmeno giusto nei confronti, insomma, della figura straordinaria di un comandante, può essere sfruttato. No? Certo, io cerco sempre di rendergli omaggio, quindi scrivo qualcosa quando mi viene un'idea che in qualche maniera possa mettere in luce un aspetto di poeta, come dire, che lo renda interessante, che lo nobili in qualche maniera, no? O quantomeno ne metta in luce un suo tratto umano, no? Magari poco conosciuto o addirittura del tutto sconosciuto. Questo, e quindi ho bisogno, insomma, di avere, ecco, questo aggancio. Quando mi si forma nella mente, no, un'idea, allora sicuramente te lo corpo poi una storia. Questo sì, anzi, anche con piacere. Un argomento che si è sfiorato e che tutto sommato, perché purtroppo vedo il tempo, sta scorrendo, ma Giulio è un affabulatore formidabile, quindi ci terrebbe tutta la sera e noi ci stiamo volentieri, ma però abbiamo dei tempi di regia, dobbiamo raccontare. Allora, hai vinto qualcosa a Pistoia, Giuseppe, dai, ma quello senz'altro. Ti volevo chiedere, te tocchi tanti argomenti, qualcosa si è già detto sul trattamento dei malati, i malati di mente, tutte le questioni sociologiche, filosofiche, che sono a capo della guerra. Però un argomento che, insomma, anche se nel romanzo rientra un po' in questa sfera, diciamo, di storia, di diritti, di rese di conti, il mago, l'illusionismo. Questa è una cosa che ti è sempre piaciuta a te. Ecco, dici una cosa, sì. Ti dico, hai 2 minuti, non ce n'hai di più. Regola. Perché te non ci vedi, noi ti vediamo, ma te non vedi noi, quindi non vedi l'orologio. 2 minuti. Ok, beh, niente, guarda, hai toccato un altro degli elementi cardine, no, di quello che racconto, che è una grande passione per l'illusionismo.
che ho coltivato sin da ragazzo, quando per la prima volta, non ricordo, era ancora al liceo, e entrai per caso in un negozio meraviglioso, no? Che c'era Roma allora, adesso purtroppo non c'è più detto, si chiamava Curiosità e Mia, ed era un negozio in cui, come dire, venivano, era un negozio di stranezze, stravaganze, e venivano venduti anche i vestiti. E c'era un presentatore, no? Un commesso che faceva vedere questi giochi, no? Che io rimasi così appassionato da queste cose, da quel momento in poi, no? Io sono interessato sempre al giornalismo, sono un collezionista di libri, no? Di progetti magici e così via. E chiaramente cerco anche in qualche maniera di calare poi, no? Della mia narrazione in questa narrazione. Spesso e volentieri, direi quasi sempre, i delitti, no? Vengono commessi nei miei racconti, poi sono sempre, come dire, una sorta sempre dei giochi di prestigio mascherati, perché, no? Proprio perché tra il delitto intelligente, il delitto pensato e il gioco di prestigio c'è sempre una correlazione fortissima, no? Quando sono due facce della stessa medaglia, se vogliamo. E quindi sì, l'illusionismo è sempre presente, no? E anche io ne tengo uno con la morte, no? Tanto la figura dell'illusionista quanto un delitto compiuto sostanzialmente, no? Come un trucco magico, poi, se vogliamo. Bene. Ci sono stato? Bravissimo, perfetto. Bravissimo. Allora ci puoi anche anticipare, ce l'avevi già detto a voce prima, quale sarà il tuo prossimo romanzo? Sì, sto lavorando. Questo sarà una sorta di spy story, se vogliamo, però come al solito, amor mio, no? Come sempre. E cioè che si lega un enigma della seconda guerra mondiale, molto interessante, poi spero. Poco conosciuto, anzi forse quasi sconosciuto del tutto, che poi naturalmente, come tradizionalmente avviene, no? In questo tipo di narrazione, ha poi, come dire, una serie di conseguenze che poi arrivano fino ai giorni nostri, dove poi, no, questa lunga catena, no, enigmatica, troverà poi una traccia, no, un epilogo. E quindi qui, insomma, ci saranno, quindi, da un lato gli anni 30, ancora una volta, gli anni 40, anzi in questo caso, e poi un risvolto sul nostro mondo contemporaneo, che è altrettanto, a questo punto ormai da 3 anni in questa parte, abbastanza enigmatico, no? E catastrofico come allora. E quindi sto lavorando su questo, oltre a altre cose, tipo racconti, queste cose che si fanno, no? Normalmente, di accompagnamento, ecco, ai romanzi veri e propri. Bene. Bene, a questo punto siamo per i saluti, grazie a Giulio Leoni che ci ha accompagnato, ci ha dato un sacco di spunti interessanti, ricordiamo il titolo E31 con la morte, Tea editrice, un saluto, grazie a te di essere stato con noi, e grazie ai nostri telespettatori. Quindi Giuseppe, un saluto, alla prossima saluto puntata. A tutti e a chi ci ha seguito, e con Giulio speriamo di vederci in presenza il prima possibile. Esatto, speriamo sì. Ciao, grazie, a tutti. Grazie, buonasera a voi, ciao a tutti.